Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, visto che parliamo di un accordo matrimoniale tra i promessi sposi, la nostra Erika Antonelli ha intercettato quello che noi potremmo chiamare, nel pieno rispetto della sua tradizione laica, il Fra Cristoforo, colui che ha favorito l'unione tra Letta e Calenda. Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, buongiorno, spero che non si sia offeso se le ho dato del frate, ma stiamo al gioco. Qual è stato l'ingrediente decisivo per Lombardo, adoro io. Per far convolare a nozze Letta e Calenda? Prego. No, io sono lombardo, ho sempre adorato il Manzoni e i Promessi Sposi, quindi non c'è nessun problema. Ma io credo che un po' gli argomenti sono stati detti, l'abbiamo anche messo per iscritto nel patto elettorale. C'è un primo punto che riguarda l'avversario che abbiamo davanti e che sarebbe stato comunque un avversario comune, una destra che non è più quella che abbiamo conosciuto fino al 2018, se vogliamo, guidata in qualche modo da un partito, dal Partito Popolare Europeo, Forza Italia. Questa è una destra guidata da Meloni e Salvini, che hanno precisi riferimenti politici anche in Europa, Orban, la Le Pen, nel caso di Salvini hanno reiteratamente anche di recente manifestato le proprie posizioni, diciamo, non negative, non così negative come secondo me devono essere nei confronti di Putin. Quindi questo è un primo punto. Ma cosa stai dicendo? E quindi andando da soli, come spiegava bene Ghisleri un attimo fa, proprio siamo la scorrettezza, come spiegava bene Ghisleri. Tagliani, che cosa non la convince di questa lettura? Di legge, nessuna. Ma no, molto semplice, che non sanno parlare di quello che vogliono fare, ma continuano a parlare male degli altri. Cioè, questo chi segue la trasmissione l'avrà capito. Cioè, questo è il leitmotiv che li ha messi assieme. Allora, magari anche inventandosi qualche balla. No, no, quindi c'è un. Le balle, insomma, chi ci ascolta sa benissimo che sto dicendo cose fattuali, non è. Dopodiché, se uno va a Mosca e dice sto meglio a Mosca che nelle capitali europee, come ha reiteratamente fatto Salvini, non è colpa. Questa è una balla. Se lo dice perché lo pensa. Dichiarazioni del passato, però, Benedetto Della Vedova, che molto precedenti all'adesione della Lega al del passato governo di unità nazionale. Vogliamo vedere quante volte Della Vedova. Va bene. Candiani, ritorno tra poco da lei e da Amendola, evidentemente. Però Della Vedova, ci racconti qualche dettaglio curioso della lunga riunione di ieri. È vero che c'è stato un momento in cui sembrava che tutto potesse saltare? Questo quando si fa una trattativa, un negoziato vero, politico, come abbiamo fatto noi, su obiettivi politici, cioè evitare di favorire l'avversario comune, trovare un perimetro politico comune, sintetizzo l'agenda Draghi, e poi trovare un accordo sul tema più squisitamente elettorale. È vero che alla fine la quadra è stata trovata quando avete consentito a Carlo Calenda di poter fumare al tavolo senza dover andare alla finestra? Questo credo che non si possa dire perché non si possa dire perché in quei locali non si potrebbe fumare, quindi mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Però è un accordo serio che da una parte apre la campagna elettorale e secondo me la riapre, chi pensa che fossi i giochi Draghi, fossero chiusi, credo che da ieri. Tra di loro adesso voglio che si apra un confronto sulla agenda Draghi, perché entrambi